La partita non è ancora finita, probabilmente ogni tanto sentirete qui in sottofondo un po' di chiacchiere, un po' di telecronaca, perché Juventus Alessandria è al minuto 78, stiamo vincendo per un gol a zero e diciamoci la verità, oggi nessuno di voi probabilmente si aspettava dei grandi contenuti a proposito di questa partita e penso che sia giusto così. In realtà, quando dico Juventus Alessandria, intendo dire forum su Canale 5, come ho postato anche sui miei social network e come ho visto anche essere già stato riportato da OneFootball. Il link per scaricare OneFootball è qui sotto in descrizione. Ragazzi, fateci un salto per leggere i post partita che non farò io. Quindi vi mando direttamente ai ragazzi di OneFootball, agli articoli di OneFootball che potrete appunto leggere sull'applicazione. La formazione di oggi era una formazione utilizzata, creata soltanto per far giocare chi non aveva ancora avuto dei minuti nelle gambe, chi era rimasto a Torino per recuperare dall'infortunio o perché non era stato convocato dalle nazionali, quindi Perin, De Sciglio, Stramaccioni, Pellegrini, Rugani, Zuelli, Artur Maressa, autore del gol del 1-0 che fino a questo momento sta decidendo la partita, Aké, Kayorgue e Sulè. Questa specie di 4-3-3 schierata da Allegri con Arthur che in molte fasi della partita non ha fatto il regista basso, quanto più la mezzala di destra, ed era proprio Zuelli invece il numero 6 a ricoprire quella posizione. Poi si scambiavano spesso, Maressa si inseriva magari anche un po' più frequentemente degli altri, e quindi il modulo ovviamente è sempre relativo. Da 4-3-3 poteva diventare un 4-4-1-1 a seconda del momento della partita e delle posizioni degli uomini in campo, ma questo ci deve interessare poco. Vabbè, torniamo un attimo sul discorso di DAZN e di Forum, perché quando ho acceso subito DAZN ho detto: ma che strano, stanno facendo vedere una pubblicità di Mediaset Premium che è tipo competitor di DAZN. Poi ho notato il logo di Canale 5, io ho detto: c'è qualcosa che non funziona, qualcosa non sta andando in questo momento. Che cosa è successo esattamente? Poi ho aperto Twitter e ho visto che tutti stavano scrivendo questa cosa, poi è iniziato forum e vabbè, non riesco veramente a capacitarmi, non riesco a capire come sia possibile che sia finita una piattaforma come Canale 5 su DAZN che non c'entra niente, quindi probabilmente ci saranno anche dei problemi di copyright, perché vabbè, via di questo. Volete sentir parlare di Juve? Di Juve c'è poco da dire, eh? In realtà, Caio, un paio di spunti nel primo tempo, un tiro da fermo, diciamo così, alla Beppe Signori che va a impegnare il portiere degli avversari, il portiere d'Alessandria che è abile a metterla in calcio d'angolo. Non è che ci sia proprio tanto da dire di questa partita, ragazzi. Poi adesso, vabbè, stiamo guardando gli ultimi minuti, sto guardando gli ultimi minuti, ma potrebbe anche far gol Alessandria, potrebbe far gol la Juve. Il discorso cambierebbe poco perché in questo momento in campo per la Juventus ci sono solo Pinsoglio che è entrato al posto di Perin, Luca Pellegrini che si è preso tutti i calci da fermo dagli angoli, la punizione, ha provato anche un paio di tiri in porta, uno deviato in calcio d'angolo. Non una prestazione da dire wow, che bello questo, speriamo che in futuro diventi il titolare della fascia sinistra, anche perché Alexandro in questo momento sta giocando abbastanza bene. De Sciglio, che è appena uscito, l'hanno inquadrato in questo momento, e Daniele Rugani. Quindi per il resto non ci sono dei grandissimi titolari. Kayorgue e Arthur invece hanno fatto questa parte, ok, di partita, 60 e un po' minuti, e poi sono usciti. Probabilmente era stata preparata così da Max Allegri, voleva un test atletico per i due brasiliani, che quindi sono a disposizione e convocabili per la gara con la Roma. Io proprio su Arthur vorrei fare un discorso per dare un minimo di contenuto a questo video. In quella posizione lì potrebbe essere interessante perché secondo me soltanto Arthur più Locatelli a centrocampo difficilmente li vedremo. Poi se aggiungiamo che oggi c'è la notizia della positività al coronavirus da parte di Rabiot, che quindi salterà la finale di Nation League, aggiungiamo un ulteriore tassello, quindi ipoteticamente un centrocampo composto da Locatelli vertice basso, Bentancur da una parte, Arthur dall'altra, lo vedo possibile. Noi però sappiamo che in questo momento Allegri sta cercando un'idea di avere il 4-4-2 in fase di non possesso allargando Rabiot in questo momento. Questa è la tecnica di Allegri per poi passare all'impostazione a 3. Quindi o si passa direttamente al 3-5-2, in cui vai a formare questo centrocampo a 3, oppure Rabiot diventa condizione indispensabile per questo centrocampo. Per intenderci, se
se giochiamo con il 4-4-2, il 4-4-1, 4-2-3-1, chiamatelo come volete, quindi un attaccante, una prima punta, una mezza punta come Dybala e due esterni che possono essere Chiesa e Cuadrado, e come sempre vi dico, io spero che si arriverà a giocare in quella condizione, difficilmente poi secondo me i due mediani potrebbero essere Locatelli e Arthur. Questa è la mia presa di posizione, ma conoscendo Allegri dubito che si andrà mai in quella direzione, perché è un centrocampo un po' troppo morbido, un po' troppo troppo tecnico, no, al di là del troppo tecnico, poco muscolare, quindi si rischia in alcuni momenti della partita che magari siano poi gli avversari a recuperare i palloni, perché Arthur e Locatelli sono due giocatori molto di palleggio. Locatelli, lo stiamo vedendo, sta diventando un giocatore anche di interdizione, in realtà lo è sempre stato, ma lo sta diventando a maggior ragione. Arthur è un bel torello, in realtà. Stavo guardando perché forse c'è un calcio di rigore della Juve, no? Niente, il ragazzo della Juve ha sbagliato praticamente a porta vuota, ma forse c'è rigore. E comunque Arthur è un bel torello perché ha una buonissima tenuta difesa del pallone, ma dubito che arriveremo mai a vedere quei due centrocampisti insieme nel 4-2-3-1. Ecco, poi magari sì, torniamo al famoso discorso del cerchiamo di mettere i migliori in campo e nei loro ruoli. Secondo me è difficile, invece, se dovesse essere l'esterno di sinistra Rabiot per poi formare il centrocampo a tre, sì, perché ci sarebbe un giocatore in più in grado di dare una mano, perché per Allegri Chiesa è un attaccante, Cuadrado è un attaccante, Dybala è un attaccante, Morata è un attaccante, sarebbero probabilmente troppi attaccanti, ci sarebbe poco equilibrio. Per quanto riguarda invece Caio Orghe, diventa un giocatore interessante che può entrare nelle rotazioni. Poi intendiamoci, facevo questo ragionamento l'altro giorno con un mio amico. Agli europei, quando c'è da convocare o Ken o Bernardeschi, convocano Bernardeschi, non Ken. Juventus-Chelsea, che c'è da giocare o con Bernardeschi o con Ken, gioca Bernardeschi, non Ken. L'altra sera in nazionale, si fa male Immobile o Bernardeschi o Ken, gioca Bernardeschi, attaccante centrale. Io inizio ad avere un sentore che sia Allegri che Mancini stiano preferendo Bernardeschi, che, ma Bernardeschi, lo sappiamo, non è un centravanti, è stato messo lì in condizioni estreme, non penso che si potrà ripetere questa cosa. Quindi vediamo un attimino, ed è utile magari inserire Caio Orghe nelle rotazioni, che nella parte di partita disputata contro il Torino l'altro giorno nel derby, ha giocato veramente pochissimi istanti, il minuto finale più qualche di recupero, era entrato bene, aveva fatto vedere qualcosa di interessante che non è stato pienamente replicato oggi. Va bene che, ribadisco, la partita con l'Alessandria amichevole in pausa nazionale, non penso che non ci sia niente di cui mi possa fregare di meno a livello di risultato nel mondo, però è un giocatore interessante che può entrare nelle rotazioni, non in Champions League perché non è in lista Champions al pari di Luca Pellegrini, però in campionato, magari nella partita infrasettimanale in cui devi preparare un'altra partita importante per il weekend, può giocare appunto lui, e magari poi vediamo se gli verrà preferito Bernardeschi o Ken come spalla per andare a formare una coppia d'attacco, magari inedita, ma comunque proiettata al futuro, perché anche l'altro giorno si parlava di Vlahovic, ma noi in questo momento, ragazzi, abbiamo tanti attaccanti, abbiamo Dybala, abbiamo Morata, abbiamo Chiesa, abbiamo Kulusevski, abbiamo Ken, abbiamo Caio Orghe, abbiamo anche Cuadrado volendo, quindi iniziano ad essere tanti, 7-8 attaccanti in rosa, giocatori che possono giocare in quella posizione, sono tanti. È ovvio che se si va a prendere Vlahovic deve uscire Morata, molto probabilmente anche perché non è nostro e c'è un discorso del riscatto legato, e ne parleremo in un altro video. Sono tanti, e non credo a questo punto che Caio andrà a giocare in prestito da qualche parte a gennaio, qualcuno l'ha già detto anche l'altro giorno, poi magari potrebbe anche essere una soluzione interessante sia per lui che per la Juventus, però lui quando arriva gli prospettano, gli promettono di essere un giocatore della Juventus prima squadra, quindi non facciamo i conti senza l'oste, non facciamo i conti senza Caio, da cui in questo momento devo essere sincero non mi aspetto niente, ma probabilmente perché è stato pagato così poco e poi ha avuto l'infortunio inizio campionato, può essere una piacevole sorpresa. In ogni caso credo che sia una vittoria l'acquisto di Caio Orghe, perché se va male l'hai pagato poco, se va bene l'hai pagato tanto, e in un calcio in cui girano veramente degli investimenti ormai fuori dal mondo, questa non può che essere una buona notizia. Vediamo se la Juventus riesce a far gol. No, siamo all'88esimo minuto di gioco, io direi che posso salutarvi, nel caso guardate su OneFootball il risultato finale di questa partita, ma ribadisco, oggi io sono risultatista, ma oggi il risultato mi importa veramente poco. Mi premeva di più fare un focus sui due brasiliani e parlare un attimo di questo discorso legato a DAZN,
che è stato veramente clamoroso. Guardiamo il calcio d'angolo, è un video stranissimo, è un video particolare, dopo lo edito pure, che devo tagliare un paio di pezzi, vediamo se riusciamo a segnare sul calcio d'angolo, se no concludiamo subito, attenzione, niente, non abbiamo segnato, 89esimo minuto di gioco, quasi finita. Niente, è bastato spegnere il video per far succedere di tutto, prima l'1-1 dell'Alessandria e poi gol incredibile che fa il numero 9 della Juventus, che fa strappare questa palla e poi con il pallonetto al 92esimo, non ci posso credere. Vabbè, 2-1 per la Juventus, è finita.